Noi ci stiamo sempre, come dire, arrovellando quando si fa filosofia sull'uso delle parole, sul significato di quello che diciamo, quindi ci facciamo un corpo a corpo con il linguaggio in un qualche senso, ma nella speranza che facendo questo corpo a corpo con il linguaggio riusciamo a capire un po' meglio il mondo che ci circonda e noi stessi. Questo è poi il senso della filosofia. Un bisogno di comprensione che non è possesso, attenzione, non è possesso, è un tentativo di gettare una luce un po' più forte o diversa sulle nostre stesse emozioni, speranze, timori, accadimenti della vita quotidiana e un mucchio di altre cose. Ultimissima cosa, se io credo che se c'è una ragione del successo, delle collane divulgative di filosofia, divulgative per modo di dire tra l'altro, mica sempre, se c'è una ragione per cui dei festival di filosofia richiamano così tante persone e la filosofia o i filosofi sono, come si dice un po' volgarmente, tornati di moda, la ragione è che la filosofia può sembrare la cosa più astratta di questo mondo, ma è invece un modo diverso e coraggioso di pensare le cose di questo mondo. E i filosofi non sono della gente chiusa in una torre d'avorio o in astrazioni concettuali, ma sono persone che si occupano di un mucchio di cose che toccano tutti noi. La vita, il senso dell'esistenza, la morte, le questioni della libertà personale, le questioni delle istituzioni giuste o sbagliate, il senso della ricerca scientifica, il bisogno di norme morali diverse perché il mondo sta rapidamente cambiando più rapidamente di quanto noi ce l'aspettiamo e poi, ultima cosa non banale, le profonde trasformazioni che il mondo delle macchine ha imposto alla nostra stessa esistenza. Non a caso si dice adesso la filosofia la facciamo su internet, no? In realtà c'è un po' di esagerazione su questo, ma vuol dire che ci sono cose che stanno cambiando con una rapidità molto maggiore di come noi adattiamo a quello che cambia le nostre abitudini, i nostri apparati concettuali. Allora la filosofia può essere anche una leva per il cambiamento, è un modo per abituarci a mutamenti che altrimenti sconvolgerebbero la nostra esistenza.